Sono David Maniglio, ricercatore presso il Biotech, centro interdipartimentale di ricerca in tecnologie biomediche dell'Università di Trento. Mi occupo di ingegneria dei tessuti e medicina rigenerativa. Questo campo di ricerca promette di rigenerare o sostituire i tessuti del nostro corpo danneggiati da traumi o patologie, utilizzando una combinazione di cellule, materiali e fattori fisici o chimici e stimolando opportunamente i naturali meccanismi di guarigione. L'ingegneria dei tessuti si pone l'obiettivo di far crescere tessuti vitali in laboratorio e di trapiantarli con sicurezza in quei casi in cui il corpo non sia in grado di ripararli da solo. Un tale approccio al problema della perdita funzionale o al danneggiamento di tessuti o di organi rappresenta un'alternativa promettente al trapianto da donatore o all'uso di protesi completamente artificiali. Per affrontare questa e altre problematiche connesse alle tecnologie biomediche, l'Università di Trento ha promosso la nascita di un centro di ricerca dedicato, presso cui lavora sotto la direzione del professor Claudio Migliaresi. Il centro Biotech è particolarmente assiduo nella ricerca inerente ai nuovi materiali per uso biomedico. Si stima che il mercato dei prodotti per l'ingegneria dei tessuti valga oggi circa 400 miliardi di dollari, con la maggior parte delle società che operano in questo settore presenti negli Stati Uniti d'America e distribuite in maniera più o meno omogenea in Europa e in altri paesi. Indipendentemente dal valore della stima, tutte le analisi concordano con il ritenere tale mercato in continua crescita. L'Università di Trento ha depositato recentemente una domanda brevettuale sui risultati di ricerca del centro Biotech, proponendo una nuova tecnologia per processare polimeri naturali, in particolare proteine, a partire dalla loro sospensione in acqua, producendo schiume usabili come supporti idonei alla proliferazione delle cellule. Tra i principali vantaggi di questa soluzione rispetto alle tecniche già conosciute ci sono la sua semplicità e la possibilità di incorporare sostanze quali farmaci, ormoni o fattori in grado di migliorare il comportamento della struttura, per esempio stimolando specifiche funzioni cellulari. In questo momento ne stiamo studiando la potenzialità di utilizzo nella rigenerazione ossea, nei casi in cui sia necessario riempire uno spazio in cui l'osso è stato perso a causa di un incidente o di una malattia.